8 giorni dalla Pasqua, Pagani vive, per così dire, la sua Pasqua. Noi andiamo a lui, al Signore, attraverso la Madonna. Ecco, dobbiamo andare proprio... La sua festa, la sua Pasqua, è la Madonna delle Galline per la città di Pagani, un avvenimento atteso 365 giorni, grazie al quale la cittadina dell'Agro viene invasa da migliaia di persone provenienti anche dall'estero. Il santuario di Via Striano rappresenta l'inizio e la fine di tutto. Il venerdì si aprono le porte a suon di tamborre e canti popolari. Il lunedì si ripongono i tamburi e si ringrazia la Vergine per quanto vissuto. Il clou è rappresentato dalla domenica. La Madonna esce alle 9 dalla sua casa, adornata di colombi, galline e altri volatili, per attraversare ogni strada di Pagani. Due punti dove l'entusiasmo sembra non avere limiti: Viale Trieste al mattino e le Palazzine al pomeriggio. Loro sono tutti di Pagani? Chi di Pagani, chi pugliesi, chi di Avellino. Di origine, sì, però non ci dimentichiamo mai questa tradizione. Mi piace questo momento. Molto. Una, perché è un momento che ci ricorda la nostra adolescenza, perché stavamo sempre qua tutti insieme, e quindi anche se sono passati tantissimi anni ci siamo ancora qua tutti insieme. È sempre emozionante, e poi la viviamo veramente come un'unità generale in tutto. Fino ad ora ho ballato. Stanotte? Stanotte, tutta la notte. I paganisti aspettano solo questo. Lungo tutto il percorso si aprono i toselli, scene della vita tradizionale paganese, menzione d'onore per quello dell'africano. E dopo i rintocchi la canzone di Franco Tiano. Poi ci sono gli omaggi al simulacro della Madonna del Carmelo. Lungo tutto il percorso si offrono uova, polli e galline, colombi, pavoni, pane e pasta, quei tagliolini che saranno protagonisti durante il pranzo, e altri prodotti della terra. Il più atteso è però l'omaggio serale davanti alla Basilica di Sant'Alfonso, quando i padri redentoristi ripetono l'offerta che già faceva il Santo Dottore della Chiesa. Cambio dei doni fra il superiore dei padri redentoristi e il commissario dell'Arciconfraternita Madonna delle Galline. Una grande emozione, sono felice di essere qui, soprattutto ricordando che Sant'Alfonso amava molto queste realtà popolari che esprimevano la grande devozione del popolo a Maria e soprattutto del popolo paganese, un popolo a lui caro. Una tradizione che si rinnova anche grazie alla continua testimonianza dei più anziani, che con forza e tenacia non mancano a questo appuntamento, tramandando quella memoria storica e popolare che ha consentito a questa festa di resistere nel tempo. Se va a tramonto, sei. Se va a tramonto, Amaron. Se va a tramonto? E come arriva? E teneva a casa che chiudeva. Voi mamma. Amaron. Facevaci lo sacrosanto. In cella, o padrona, che mi ha accuggiato la casa, che la casa a me mi chiamava un culo, quindi ci ho deciso di pensare, facendo una lavora acqua pesante, quindi questa lavora acqua la te pagano. Fui e fui, ho quattro, fui a tanto a retta a chiesa che avevamo oggi in Samarone. Samarone fu atterrato in un giardino, ma lo sapete, stavo come a mettere le galline, che le galline scavavano. Scavano trovare una marrone, perciò la chiamano marrone dei galline. Facciamo una valutazione. Veramente quest'anno credo che saranno centinaia di migliaia di persone qui a Pagani e stanno vivendo questo momento bellissimo con la processione della Madonna. Tutto facendo un esame positivissimo.